Ciao ragazzi, ho recentemente visto Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar e volevo dirvi un po' le mie opinioni. Va detto che io non sono un fan sfegatato della saga in generale come altre persone. Mi piacciono i primi tre, ho trovato il quarto abbastanza noioso e non ho enormi aspettative per questi film. Io vado a vedere film del genere aspettandomi di divertirmi per un paio d'ore senza particolari pretese. E mi sono divertito durante questo film. L'ho trovato sicuramente meglio del quarto, magari non all'altezza del primo o altre cose, ma mi è piaciuto abbastanza. E ci sono varie cose che mi sono piaciute. L'azione è divertente, la comicità funziona il 70-80% delle volte, pochissime volte delle battute non mi hanno fatto ridere. Johnny Depp rifà Jack Sparrow, ma è il suo ruolo, spesso viene criticato perché fa Jack Sparrow in film in cui dovrebbe fare altro. Qui è il suo ruolo, è quello che gli piace fare e si vede e funziona, non mi ha dato fastidio. Qualcuno l'ha addirittura definito un Jar Jar Binks, ma non mi fa assolutamente questo effetto. I comprimari erano ok, i comprimari più giovani, diciamo i protagonisti più giovani del film, erano sicuramente l'aspetto più debole del film, soprattutto diciamo la storia sentimentale tra loro due non aggiungeva molto al film e non erano i personaggi più interessanti senza dubbio. La cosa migliore era rivedere Jack Sparrow, rivedere Barbossa e compagnia, ma la cosa che più mi è piaciuta del film è il cattivo, Salazar, interpretato da Javier Bardem. Salazar è un cattivo che mi è piaciuto, mi piace la sua motivazione, è una motivazione diversa da altri cattivi che abbiamo visto prima e mi è piaciuto parecchio, è un ottimo attore Javier Bardem, è bravo a fare l'intimidatorio, è bravo insomma a mettere inquietudine e si vede che si stava divertendo con il ruolo e questo mi è piaciuto e sì, direi che questo film mi è piaciuto abbastanza. I difetti principali sono appunto i personaggi più giovani, la loro storia sentimentale non è minimamente interessante, loro stessi non sono troppo interessanti. E tutta la cosa per trovare il tridente di Poseidone, tutta la cosa insomma dell'elemento magico era un po' poco sviluppata, arriva un po' posticcia come cosa. In altri film è molto più centrale, la magia qui era quasi una cosa aggiunta ed era forse uno degli aspetti che mi è interessato di meno. Visivamente il film ha delle scene molto divertenti e molto interessanti. Una critica che mi sento di fare è che c'è una scena dopo i titoli, non vi dico cosa succede. Ma non ha molto senso, secondo me. Non capisco come funzioni e mi sembra molto gratuita e messa lì per creare aspettativa, senza veramente aver pensato alla logica dietro. Comunque, ecco, il film mi è piaciuto e mi sento di dargli 7 su 10.